Allora, questo documentario nasce un po' velocemente, come diciamo, un viaggio organizzato in poco tempo e un po' di impulso, però sulla base di un lavoro di ricerca che avevo fatto anni prima per un altro progetto televisivo che voleva raccontare la storia dei prodotti di largo consumo che conosciamo nei supermercati e la cui vita finisce nei cassonetti dal nostro punto di vista, diciamo, di consumatori, e che però hanno una lunga storia che li porta alla fabbrica dove vengono, diciamo, assemblati, costruiti, e poi una lunga storia anche dopo che li abbiamo buttati nel cassonetto e quindi tutta la parte che ha a che fare con lo smaltimento dei rifiuti. E volevo fare una serie di documentari e di inchieste in viaggio, in giro per il mondo, ciascuna che raccontava la storia di un prodotto di largo consumo. Occupandomi di questa ricerca, mi ero imbattuto in un articolo dell'Internazionale che raccontava una breve storia ambientata ad Accra, la capitale del Ghana, in questa discarica elettronica che si chiama Agbogbloshie, ed è una era un, una palude, una laguna anche popolata dai fenicotteri, insomma. Fino a una decina di anni prima, io ci sono stato nel 2012 per la prima volta, ed era invece diventata già uno dei 10 posti più inquinati della Terra all'epoca, dove arrivano periodicamente tonnellate di rifiuti, in prevalenza elettronici, da tutto il mondo. Arrivano computer del Pentagono, arrivano computer della Guardia Forestale danese, arrivano computer dall'Italia e un giornalista locale cercava di sensibilizzare sull'argomento pubblicando sui suoi social le etichette di provenienza di questi rifiuti, facendo vedere come poi venivano smaltiti in maniera illegale, perché poi dopo, una volta arrivati lì, venivano smembrati alla bella e meglio con le mani, a mani nude, col martello e non sicuramente in sicurezza. La storia, le fotografie mi avevano colpito molto e quindi me l'ero appuntato come una tappa di un viaggio all'interno di quel lungo progetto. Poi, quando è capitata l'occasione di avere un po' di soldi da parte e un po' di tempo, sono partito, siccome quel progetto televisivo non ha avuto fortuna, non ha avuto seguito a livello, cioè, produttivo, ho deciso di fare una produzione totalmente autonoma, cioè, finanziata da me e fatta esclusivamente da me, perché sono partito appunto da solo con una camera, dei microfoni e un cavalletto. Ho deciso di abbandonare un po' la forma standard di racconto alla quale sono abituato in televisione per prendermi un po' di libertà fregandomi della commerciabilità del prodotto che ne sarebbe venuto fuori, ma provando a divertirmi con i linguaggi nel tentativo di esprimere delle idee. E ho provato a mischiare il linguaggio del documentario, del reportage d'inchiesta classico che si attiene puramente a quello che la telecamera inquadra, alle notizie, alle informazioni, con il linguaggio di una fiaba. Quindi ho fatto un po' di letture di fiabe africane e un po' di, più che altro di testi di antropologia per cercare di conoscere miti che appartengono a popoli di tutta la terra e
di tutte le epoche. Ci sono degli archetipi che continuano a ritornare proprio dall'alba della storia dell'uomo fino alle ultime serie che vediamo su Netflix o Amazon Prime. Volevo giocare con quegli archetipi e con il mondo che immaginario che la fiaba si porta dietro. Di solito la fiaba è per i bambini, quindi di solito la fiaba fa sognare, insegna anche una morale, però dipinge un mondo comunque fantastico, che ti permette anche di sognare, di vederlo attraverso altri occhi, no? più colorati, più poetici. E secondo me i due linguaggi stridono fortemente, cioè creano un cortocircuito, e questo cortocircuito probabilmente può, farti pensare in maniera diversa, farti leggere quelle immagini in maniera diversa, sfruttare le emozioni che può scatenare un racconto, no? Che è anche un po' immaginifico. Fondamentalmente ho preso una vecchia storia che c'è da tantissimi anni, se non millenni, che è la storia di un principe che salva il suo popolo dopo una lunga carestia, una disgrazia che colpisce quella terra e quella tribù, quella popolazione. Di solito questa grande disgrazia nelle storie, nelle fiabe, nei miti, è simboleggiata da un vecchio re morente che viene o ucciso o semplicemente sostituito dal nuovo principe che finalmente porta la salvezza. Nella mia storia il re è morto da poco e tutto il passato, i fasti del passato glorioso se ne sono andati con lui. La madre, che per me è simboleggiata nelle immagini dalla natura, piange per il lutto e adesso tutte le speranze sono nelle mani di questo principe. E questo principe però, come lo vediamo nel documentario, è un poveraccio, un bambino che lavora in una discarica elettronica, appunto in questa baraccopoli, in questa discarica di Accra. E quindi diciamo che dovrebbe essere subito evidente allo spettatore che questa fiaba che ci stiamo raccontando è una presa in giro, continua questo livello di falsità, no? C'è questa voce fuori campo, questo coro di personaggi rappresentati da una sacerdotessa voodoo oppure da un pescatore, da un capovillaggio che portano avanti la linea di racconto della fiaba, ma anche quello è fake, cioè diciamo che è un po' appunto stavo utilizzando il linguaggio un po' delle fake news, stavo producendo delle fake news, nel senso che quelle sono interviste fatte in lingua ga su alcune tematiche che avevano a che fare con la religione, quando intervistavo la sacerdotessa voodoo e con le leggende legate a quella terra, a quella laguna, però poi le ho tradotte liberamente, come se la sacerdotessa voodoo raccontasse questo mito, questa storia, questa fiaba, per cui è un processo di falsificazione della realtà e del documentario, nel tentativo appunto di scatenare dei cortocircuiti culturali, degli shock, non so, qualcosa, dei pensieri nella testa dello spettatore. E poi anche di veicolare le informazioni, la realtà, la verità
di quel luogo, no? Anche alcune notizie, però è tutto un po' mascherato da questa forma di fiaba. Ecco, allora io invece ti chiedo, rispetto a quello che tu hai visto lì, anche un po' il rapporto con quello che è stato l'arrivo potente del capitalismo e come si è scontrato poi con un sogno dell'Occidente, che però è un sogno immaginifico, nel senso che l'Occidente ovviamente non è solo quello che viene raccontato. Ne arriva solo una gran parte, ma quella parte è poi un'esplosione di sogno per chi è lì. Beh, diciamo che l'impressione che ho avuto e anche un po' quello che ho cercato di sintetizzare dentro il documentario è che l'Africa, il Ghana, Accra, per come l'ho vista con i miei occhi, stava proprio attraversando una mutazione antropologica per la quale con un piede era ancora dentro antiche tradizioni, riti ancestrali, una cultura millenaria, e con l'altro piede era dentro gli anni 2000, dentro la globalizzazione, dentro anche il sogno occidentale. E quindi stava vivendo una trasformazione. È un mutamento chiaramente percepibile, cioè lo vedevi con i tuoi occhi. E quando ci sono tornato poi a distanza di anni per una seconda volta, ovviamente continuavano in alcune aree i lavori di progresso e sviluppo di alcuni quartieri, nascita di centri commerciali, di grattacieli, di grandi alberghi. Quella baraccopoli era stata tipo sbaraccata con le ruspe, i militari per avviare nuovi investimenti commerciali in quell'area. È interessante, secondo me, appunto, da un lato quanto è pervasivo il sogno occidentale, cioè in qualsiasi condizioni fossero, i bambini, i ragazzi che ho conosciuto sognavano, ovviamente, una casa e dei soldi, però sognavano in grande di diventare calciatori nei campionati europei. Oppure, insomma, di avere un grande futuro ricco. Ma mi ricordo di aver conosciuto tantissimi calciatori che avrebbero avuto una qualche speranza, appunto, in Europa. E poi l'altra cosa interessante, che è un altro fenomeno che mi incuriosisce e sul quale un po' ho anche letto, è che in realtà chi si sta prendendo l'Africa dal punto di vista commerciale, dal punto di vista delle risorse, delle materie prime, è la Cina, non è tanto l'Europa o gli Stati Uniti. L'Europa lasciò ai tempi delle colonie, ma adesso chi sta costruendo le strade, chi sta costruendo le ferrovie, i porti, gli aeroporti, chi sta riempiendo l'Africa anche dei prodotti cinesi, come che stanno riempiendo l'Italia, l'Europa e il resto del mondo, è la Cina. E anche questo è proprio lampante. L'ho visto in altri paesi dove sono stato sempre in Africa, e l'ho visto anche lì in Ghana. Tutte le grandi opere, le grandi costruzioni. Puoi vedere operai cinesi, direttori dei lavori cinesi, anche quello è interessante. A un certo punto c'è l'immagine del bambino di Samson che viene portato, che lo porti tu ovviamente nel centro commerciale, con quell'immagine in cui vede riflesso alla fine il frutto di quello che lui ha raccolto, Ah, sottopagato, sì. le condizioni devastanti, e
e lo vede scintillante, no? Quindi il passaggio nuovo. Nuovo e scintillante. Sì, dico il passaggio fra appunto un'immagine di una discarica in cui i bambini corrono a mani nude, prendono, staccano pezzi, respirano questa cosa, 2 secondi dopo entri, centro commerciale, mondo patato, prezzi allucinanti che ovviamente non hanno nulla a che vedere con il salario che lui andava a percepire, quindi volevo capire anche lì come è stato l'impatto. Sì. Quello è appunto, cioè, il sogno nella storia, nella fiaba, è il sogno che ha seguito il padre, il re defunto, andando in città e dicendo poi al figlio che la città era fantastica, era piena di luci, no? Vieni anche tu, ci si diverte, no? Lasciando la moglie natura, no? Alle sue spalle. E in realtà lì ho portato per la prima volta Samson, il nome vero di questo bambino è Samson, nel documentario si chiama Samsung per assonanze curiose e divertenti. E Samson era... non era mai stato in quel centro commerciale, che in realtà non era neanche poi tanto distante da dove viveva, e sì, ovviamente l'ho portato con un suo amico che non si vede nelle riprese, e sì, gli è piaciuto tanto. Io pensavo che rimanesse colpito più da alcune cose rispetto ad altre, ma in realtà la cosa che gli ha dato più piacere in assoluto è mangiare al fast food fritto, insomma, aveva più che altro fame e l'ha goduto tanto, più che altro per quello. Non mi ricordo più qual era la domanda. No, mi dicevi, se ti ho già risposto. No, mi hai già risposto. Okay. Invece volevo parlare con te appunto di quello che poi è il... Sotto la storia c'è ovviamente una riflessione anche su come consumiamo, come sta cambiando a livello globale l'idea del consumo e della responsabilità che abbiamo con il nostro modo di vivere, di comunicare, nel caso di chi fa lavori di documentario, anche nel nostro modo di viaggiare e raccontare quel viaggio. In realtà, come ti dicevo prima, anche questo lavoro nasceva da un'idea, da un progetto che non ho mai completamente abbandonato, ma che è di difficile realizzazione a quanto pare in Italia, che aveva a che fare con il sensibilizzare il pubblico su che fine fanno le cose che utilizziamo tutti i giorni o da dove provengono, no? Cioè, in qualche modo collegare il consumatore, no? Che magari si, diciamo... si approvvigiona, no? In un centro commerciale, in un supermercato, in una catena, no? Appunto, qual è la storia prima, qual è la storia dopo, i produttori, chi sono, che vita fanno, e invece quelli che seppelliscono i tuoi, cioè, quello che butti, che vita fanno, dove stanno, e far vedere che in realtà siamo tutti quanti collegati ogni giorno 24 ore su 24, e un evento che succede lontano da te influisce tantissimo su di te o su qualcun altro altrettanto lontano in un'altra direzione. Mi aveva colpito nelle ricerche, per esempio, pochi anni prima era, te lo ricorderai credo, c'era stata l'eruzione di un vulcano islandese che aveva bloccato per 15 giorni il traffico aereo, un po' come adesso sta bloccando il Covid-19 e tutto per tempi ancora più lunghi. In quei 15 giorni
Io volevo raccontare la storia di un venditore di rose, no? Ambulante, ok? Che era collegato ad uno che lavorava al mercato floreale di Amsterdam e che era collegato inevitabilmente ai produttori che erano in Kenya. In Kenya vengono prodotte tantissime di quelle rose che poi rifiuti al ristorante quando un ragazzo, non so, del Bangladesh, dell'India, prova a vendertele, no? E vengono ogni giorno, cioè ogni giorno partono gli aerei dal Kenya con le rose fresche, perché devono essere fresche, vengono, tipo viene battuto il prezzo ad Amsterdam, poi arrivano qua e durante quei giorni di stop erano state licenziate migliaia di raccoglitrici nelle serre in Kenya. Quindi dici, ma cosa c'entra, no, l'eruzione del vulcano in Islanda con le serre di rose in Kenya? C'entra, è tutto quanto collegato, solo che tu non lo vedi, vedi soltanto il venditore ambulante di rose che scacci anche con un certo fastidio, no? Sì, sì, poi c'è probabilmente anche tutta un'idea dietro legata anche al cambiamento della rivoluzione dell'informazione, nel senso che se fino a 10-15 anni fa si poteva fare a meno, non, tanto non c'era lo stesso tipo di accesso dell'informazione che c'è ora. Ora tutti sono informati minuto per minuto, anche in post, perché qui la rete, la rivoluzione dell'informazione è arrivata molto dopo, a volte è servita anche per creare delle proprie vere e proprie rivoluzioni. Comunque il senso è che nessuno ora può dire non lo so. Però nonostante questo, tutto quello, come quello che racconti tu, ma come ci sono tanti altri racconti, prosegue più o meno indisturbato, nel senso che tra distruzione ambientale, nazionalisti e questi processi di urbanizzazione che sono più lentissimi e sconvolgono anche le economie culturali e rurali, poi tutto quello che viene a capo è sempre un grandissimo divario, come sempre, nella popolazione, e poi l'idea, il sogno di un esodo verso un'Europa che forse anche fino a qualche anno fa veniva ritenuta sicura, ma ora nemmeno su quello, nel senso che nessuno pensa che sia un porto particolarmente sicuro, si pensa che sia sicuramente meglio di quello che si lascia, no? Quindi non so, è una domanda, un pensiero molto complesso, nel senso, da un lato, se parli di informazione, mi viene, è un po' cercato di parlarne a mio modo anche in quel documentario che sarebbe in realtà un mockumentary, cioè un documentario per scherzo, un finto documentario. Cioè, infatti parliamo ancora adesso di molto di fake news. Cioè, da un lato, che so, il giornalismo e l'informazione ti promette la verità, dall'altro, in realtà, per come la vedo io, restituire la verità è impossibile e uno inquadra sempre una cosa dalla quale restano fuori tantissime altre. E quindi già lì l'idea di raccontare la verità mi sembra impossibile. E poi ci sono tutta una serie di processi invece di falsificazione, a volte sono anche utili, sono a fini strumentali, si preferisce dire una bugia che inganna un sacco di persone e poi si riesce a far votare, che so, sì alla Brexit. Ci sono tantissimi fenomeni in corso che hanno appunto a che fare con l'informazione. Poi l'informazione sì, circola, ma appunto bisogna cercare di capire se circola anche della spazzatura e quindi bisogna essere sempre più bravi a discernere ciò che è fiction da ciò che è verità. Circola, ma appunto non lo so se, cioè, là in Africa quello che ti inganna, quello che circolava ancora di più dell'informazione da reportage su, che so,
come sono i viaggi di esodo per un migrante economico che parte dal Ghana, deve attraversare il deserto, arrivare in Libia e poi da lì prendere un barcone e arrivare in Italia. Più che altro quello che arrivava ai ragazzi che poi magari volevano intraprendere questo viaggio era la pubblicità, era Cristiano Ronaldo, era il Manchester United, cioè erano era il sogno, no? Quindi cioè, gira l'informazione, ma gira anche la pubblicità, e alla fine si vende più facilmente un sogno di intrattenimento e di successo piuttosto che una realtà difficile, dura e dolorosa. È meno attraente per tutti, no? Certo, certo, assolutamente. Ti chiedo l'ultima cosa, come si intrecciano secondo te le tematiche poi di riappropriazione delle proprie terre e dei propri spazi anche liberi da un mercato che opprime popolazioni e persone, quindi e con quelle che invece parlano di lotta al capitalismo come soluzione, per esempio, di un'idea ambientalista diversa, no? Quindi anche i movimenti che abbiamo visto come Fridays for Future, piuttosto che insomma tutte le mobilitazioni che sono derivate da quello, no? Cioè, c'è un modo, secondo te, virtuoso, magari più di altri, di riuscire a venire fuori da quello in cui ci troviamo, no? Anche da questa pandemia, molto spesso si è detto che per tornare, che forse sarebbe meglio non tornare a come era prima. Quello che era mi prima. Mi metto le mani nei pochi capelli che mi rimangono. non lo so, io tendenzialmente sono abbastanza pessimista e un grande amante della fantascienza distopica fin da prima dei tempi della pandemia. Quindi per me questa è una risposta di cui anche dell'ecosistema al virus uomo che io diciamo non voglio dire prevedevo, ma insomma se sentivo da tempo, no? Dentro di me. Infatti, cioè, in realtà quello che vedi in West Africa per me come paesaggio, cioè quelle mucche e quelle pecore che pascolano tra i computer in mezzo al fumo grigio, è una visione per me di futuro distopico. E in realtà non è futuro distopico e non è fantascienza, è realtà. Cioè, sono veramente angosciato per lo stato di salute del pianeta, per l'inquinamento dei mari. Ho anche una figlia, io poi in qualche modo vedo che io alla fine me la sono goduta, sono andato al mare a fare le vacanze, ho anche viaggiato, ma adesso che vedo mia figlia uscire con la mascherina, che non so se può andare in bici, non so se può salutare i suoi amici con un abbraccio, si danno, si sbattono la punta del piede, no? Per darsi tipo un 5. Mi viene tipo veramente un dolore al petto, no? Perché immagino che questo possa essere proprio invece la sua vita, il suo futuro, perché penso che cioè, ho paura che appena rallenteranno le restrizioni con tutto il tempo che si è perso, il capitale che si è perso, gli interessi che si sono persi, si tornerà, diciamo, a fregarsene allegramente anche dei trattati internazionali in tema di ambiente, di emissioni, e si tornerà a produrre, a consumare, a fregandosene un po' di come si smaltisce anche a livello industriale. E questo farà sì che situazioni come queste di virus, di spillover, eccetera, eccetera, possano ripetersi ancora in futuro. E ne pagheremo tutte le conseguenze come specie. Ripeto, penso che siano anche
fenomeni che sono una risposta a quello che stiamo facendo noi, no? Quello che stiamo facendo noi, dal nostro punto di vista, mio e tuo, ci sembra, cioè, tutto sommato, che danni stiamo facendo noi facendo la nostra vita nelle nostre case, con le nostre librerie, i nostri computer. In realtà tutti noi collaboriamo, no? Anche nelle scelte quotidiane di consumo, smaltimento, a un pianeta che va in una certa direzione oppure in un'altra, e dobbiamo farcene carico. L'informazione circola, come dicevi tu, lo vedo anche con mia figlia che ha 8 anni, sono tematiche che appartengono queste ancora di più alle generazioni più giovani, e ci devono per forza fare i conti, loro malgrado, per colpa nostra e dei nostri genitori, e di chi non smette, che non vuole smettere, non vuole fermarsi, vuole tornare più presto a quella normalità. È proprio, secondo me, non impareremo la lezione del Covid-19. Non so quanto dovrebbe durare il lockdown forzato perché qualcuno impari qualcosa, provi un pochettino a rimettere la politica, le politiche di produzione, sulla retta via, per cercare un po' di ridimensionare il nostro danno, no? Ma non è l'interesse principale, secondo me, di chi, diciamo, governa un po' i nostri destini.